È così, Paolo era un uomo molto sorridente, molto buono e ha dato una gioia agli italiani che pochi altri onestamente hanno saputo dare. Tra l'altro voglio ricordare che Dino Giarrusso aveva scritto un monologo, mi ricordo che me ne parlò una volta Giarrusso. Sì, io sono stato molto emozionato perché l'avevo scritto. Ho scritto due monologhi, uno si chiamava La scoperta della felicità e uno Italia e Germania, partita eterna. E poi questi monologhi sono stati letti da Paolo Rossi perché una persona di Arezzo gliel'aveva girati. E lui mi scrisse una bellissima email, poi ci conoscemmo, mi invitò a casa sua vicino ad Arezzo e lesse questo monologo all'arbitro della finale di Italia-Germania. Ma la cosa più bella è che in quella mail lui mi disse: non sai quanto ho goduto a fare gol a Schumacher sotto le gambe, noi la Germania l'abbiamo sempre fregata. E questa cosa che scriverebbe un ragazzino, invece lui aveva 60 anni, perché è stato qualche anno fa, mi ha commosso e oggi non è una bella giornata. No, Scusate. no, no, ma hai ragione, non lo è, non lo è, devo dire, insomma, è proprio così. Mi dispiace, Dino, non volevo tirarti dentro questa cosa. Allora, Goffredo, aiutami un po' tu, Goffredo, a tenere insieme tutto perché è una giornata molto difficile. Sinceramente, lo è stata anche per me l'arrivo in studio questa mattina.